ragazzi, buongiorno, bentornati in questo nuovo video. L'argomento del video di oggi è pulizie per la casa. Nel video di oggi in particolare vi mostro dei prodotti che sono a base di uno dei miei ingredienti preferiti per le pulizie della casa. Come vi avevo parlato tempo fa su uno dei miei video, vi avevo raccontato quali sono i prodotti, gli ingredienti che amo di più utilizzare per la pulizia della casa. Sapete che io non compro prodotti al supermercato, non compro prodotti chimici, ma compro degli ingredienti che poi mescolo ed utilizzo combinati assieme o singolarmente. E nel video di oggi appunto vi mostro dei prodotti che sono a base di aceto. I motivi per il quale mi piace utilizzare l'aceto per le pulizie della casa sono tanti. Diciamo che il primo in assoluto è che è un prodotto naturale, ecologico ed economico, che può sostituire praticamente la maggior parte dei prodotti chimici che si usano quotidianamente, che al contrario dell'aceto contengono sostanze tossiche che possono danneggiare sia la nostra salute che l'ambiente. Il secondo motivo è che l'aceto è un potente disinfettante. Grazie alla sua azione antibatterica, l'aceto può essere utilizzato in tutte le superfici: cucina, bagno, pavimenti, sanitari, specchi, dappertutto, e quindi può essere utilizzato in tutta la casa. Un altro motivo molto importante è che l'aceto è anche un ottimo anticalcare. Va benissimo per i lavelli, per i rubinetti, docce, vasche da bagno, tira via tutto. In più, utilizzando l'aceto, si vanno anche ad eliminare eventuali odori della casa. Basta utilizzare dell'aceto profumato o aggiungere qualche goccia di olio essenziale, o spruzzandolo eventualmente su superfici o i tessuti della casa, si va ad eliminare gli odori e a profumare l'ambiente. Nello specifico oggi però non andremo a pulire la mia casa, ma il mio camper, perché ormai è arrivata l'estate ed è quindi arrivato di nuovo il momento di utilizzarlo. Dopo la lunga pausa invernale e quindi ha bisogno di una bella sistemata, ho pensato che fosse bello condividere con voi anche questa cosa, e comunque poi potete utilizzare lo stesso concetto anche per la casa ovviamente. Andiamo prima però a vedere i prodotti. I prodotti di cui vi parlo oggi sono prodotti a base di aceto e questi qua sono di un'azienda che si chiama appunto Casaceto, che propone tutti i prodotti che sono a base di aceto. In particolare i loro prodotti derivano da un processo naturale che è la fermentazione. Loro intercettano frutta, verdura e cereali dai primi stadi della filiera agroalimentare, recuperando risorse che altrimenti verrebbero scartate. Gli zuccheri di questi alimenti sono sottoposti a fermentazione, che appunto permette la loro trasformazione in aceto di alcol. Nello specifico, i prodotti che utilizzo più spesso in camper sono Casaceto multiuso al profumo di menta. Questo prodotto in particolare lo utilizzo praticamente per tutto il camper perché lo disinfetta a fondo e lo profuma. Iniziamo dalla cucina. L'aceto è un ottimo disinfettante e può essere utilizzato per pulire il piano cottura, ma anche il rubinetto ed il lavello. Va benissimo anche per il forno, che io ovviamente in camper non ho, ma a casa potete utilizzarlo, e per il frigorifero. Per pulire basta spruzzare sopra le superfici e poi passarle con un panno in microfibra. Il risultato sarà perfetto in pochi secondi, avrete sia pulito che profumato che disinfettato tutta la cucina. Passiamo ora al bagno, il mio qui come vedete è piccolino e anche qui lo utilizzo per pulire praticamente tutto. L'aceto è un ottimo anticalcare e può essere utilizzato per pulire non solo i rubinetti ma anche i sanitari. Basta spruzzare l'aceto sulla superficie da pulire, lasciarlo agire per qualche minuto e poi passare con uno straccio in microfibra. Io lo utilizzo anche per gli specchi, lo spruzzo prima sullo specchio, lo passo con uno straccio in microfibra per eliminare eventuali goccioline d'acqua e poi lo asciugo con un pezzo di carta da cucina. Con questo lavo davvero proprio tutto, dato che comunque la zona del camper è una zona ristretta. Mi capita spesso anche di spruzzarlo nel pavimento e poi passarlo con lo straccio. Quindi con questo prodotto, davvero soltanto un prodotto, mi trovo davvero benissimo per pulire
tutto il camper. Per me è magico, anche perché in camper non si possono portare tantissime cose perché lo spazio è ristretto, e quindi avere un unico prodotto che risolve tutto il problema delle pulizie diventa davvero importante. Altro prodotto che mi ritrovo ad utilizzare molto spesso in camper è Casaccetto Lava Frutta e Verdura. Con questo qui, quando sono in giro, ma anche a casa comunque, mi trovo molto bene a utilizzarlo, perché con questo riesco a lavare a fondo frutta e verdura anche in camper, appunto. Mi evita un grosso lavoro di pulizia, che comunque in camper, a causa dello spazio e delle quantità disponibili, non sempre è possibile fare. Con questo, una bella spruzzata su frutta e verdura in modo da bagnarli bene, si lascia in posa 15-20 minuti e poi vado a risciacquare tutto molto velocemente sotto l'acqua corrente, e non mi preoccupo più che possa contenere germi e batteri perché è perfettamente pulita. Altro prodotto molto utile quando sono in viaggio è questo. Queste sono le salviettine igienizzanti per tutte le superfici, anche queste a base di alcol. Secondo me sono un salvavita, soprattutto appunto quando sono in campeggio o fuori casa, perché riesco a disinfettare e pulire quelle superfici che generalmente sono toccate ed utilizzate da davvero tante persone. Io sono un po' fissata con queste cose qua, insomma. Non mi piace mangiare, per esempio, dove hanno mangiato altre persone, e i bagni sono davvero un grosso problema per me, perché tendo ad evitarli come la peste, ma questi qua vi posso garantire che in alcune situazioni sono davvero un salvavita. E niente, vi ho mostrato i miei prodotti preferiti per il camper, ma adesso vi mostro anche gli altri prodotti che potete trovare sul sito di Casaceto. Disponibile c'è anche questo spray multiuso, che è identico a quello alla menta, ma cambia profumazione. Questa qui ha la profumazione di fiori del deserto. Ed anche questo, essendo multiuso, si può utilizzare per pulire davvero tutto quanto. Poi c'è anche questo qui, che è specifico come anticalcare, e questo qui appunto è l'ideale per rimuovere il calcare dai lavandini, dai rubinetti e da tutte le superfici simili. Anche questo, grazie all'azione dell'aceto, è igienizzante. In più non può mancare l'aceto classico. Questo qui ovviamente non serve che vi spiego come si utilizza, perché va bene sia per condire che per conservare che per pulire casa. Insomma, questo è un normalissimo aceto bianco di alcol, come quello che trovate al supermercato. Acidità 6%, che lo differenzia da questo perché si usa nello stesso identico modo, soltanto che ha un'acidità leggermente più alta, che è all'8%, e quindi diciamo è un po' più efficace. In più c'è anche questo, che è identico al primo che vi ho mostrato, ma in più è aromatizzato al limone. Ovviamente si utilizza nello stesso identico modo, ma appunto questo aroma al limone che rende tutto più profumato, e secondo me è davvero molto molto buono. Nella bottiglia classica in più ha un tappo molto particolare ma molto utile, perché ha un unico foro monogetto, che è molto più pratico del classico tappo delle bottiglie dell'aceto. E niente, con questo è tutto. Fatemi sapere se il video vi è tornato utile. Se volete altri video dedicati alla pulizia della casa, del camper, lasciatemi scritto sotto nei commenti e lasciatemi un mi piace al video, così se vedo che l'argomento vi interessa posso pubblicare altri video di questo genere. Spero che il video vi sia tornato utile. Se avete domande, dubbi, consigli, suggerimenti, lasciatemi scritto tutto sotto nei commenti. Se vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate sulla campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Con questo è tutto, noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!